potesse dire che la guerra c'è sempre stata, allora si potrebbe dire anche che la pubblicità, intesa come miscela di comunicazione per convincere e attrarre, c'è sempre stata, dalle piramidi al Partenone. Le più colorite informazioni commerciali hanno una lunga storia, le troviamo in evidenza persino nei postriboli di Pompei. E questo non è che l'inizio, per dire così un pochino in due parole, di un libro che ho tra le mani. Fabiana Gabellini è l'autrice e il titolo è Pubblicità, Moda e Guerra, le parole in comune. Un titolo che mi ha subito affascinato perché così guerra è una parola forte e poi pubblicità e moda, diciamo, sono così un mondo che, diciamo, mi ha sempre affascinato e attratto. Sì. Come mai il titolo e di che cosa parla il tuo libro? Allora, il titolo è perché ci sono delle analogie molto importanti tra la guerra e la pubblicità per colpire il consumatore e quindi raggiungere l'obiettivo. E moda, perché io faccio parte del mondo della moda e voglio spiegare quello che c'era prima dell'avvento dei social, perché è stato uno spaccato di vita, prima di tutto, che ho vissuto e che comunque mi hanno raccontato anche mia madre, che ha lavorato 35 anni nel gruppo F di Alberta Ferretti. Ah, quindi bello. Abbiamo vissuto anche in prima persona questa situazione, questi fenomeni. Sì, sì, una grande rivoluzione. Ecco, questa grande sì. immagine che veniva proiettata comunque con questi cartelloni pubblicitari cartacei che duravano 6 mesi, invece adesso l'immagine dura una frazione di secondo, poi è già vecchia. È già passata. Sì, sono avidi sempre di nuove immagini, però è anche vero che certe immagini del passato, comunque certe cose rimangono nel tempo, le icone della bellezza, comunque le icone di stile. Infatti, rimangono. Quello proprio a cui mi ispiro io, a donne che hanno rappresentato nella moda un'icona di stile, di bellezza e di eleganza, quindi nelle mie collezioni proprio mi ispiro a loro. E in questo libro comunque racconto uno spaccato di realtà che serve anche per i giovani per capire come andare avanti nella moda e che cosa è stato, cosa si è affermato e cosa si affermerà, perché poi si torna sempre un po' indietro nelle cose giuste, in quelle efficaci più che altro. Sì, 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 perché comunque ci sono dei capi che sono intramontabili. Infatti. Come il vino nero che abbiamo visto, Audrey Hepburn, o certe cose rimangono. Poi parliamo di Grace Kelly. Siamo a Monte Carlo. Siamo a Monte Carlo, che è stata una diva, ma a me piaceva tantissimo per questa eleganza bon ton. È vero, un'eleganza unica, uno stile inconfondibile. Inconfondibile in tutto il mondo, quindi voglio dire, dobbiamo continuare a rifarci un po' al passato, a conoscere meglio il passato e a citarlo soprattutto. In questo libro la citazione è molto importante perché si parla di Oliviero Toscani, si parla di Renzo Rosso della Diesel, si parlano di fenomeni che hanno rivoluzionato il mondo e che alcuni non li hanno mai visti. Certo, giustissimo. Perché non ci sono più ormai, ecco. Parli dei grandi stilisti che non... Grandi stilisti che comunque si sono... Sì, Ferreo, certi che non ci sono non più, ci sono è vero, più. Hanno lasciato comunque il marchio, ormai è sempre meno italiana purtroppo. Anche ecco, appunto. I marchi italiani è rimasto il nome, però pochi sono gli stilisti ecco, che... Ecco, invece è molto importante proseguire con la tradizione, io ci tengo tantissimo, lo staff con cui collaboro è tutto italiano, tutte signore, che lavorano a mano, bello, che ci mettono bello. Proprio del proprio, pezzi unici, ognuno diverso dall'altro, quindi personalizzabili e non c'è niente di produzione di massa, di ripetitivo. Ottimo, ottimo. E domani sera ci sarà il Gran Galà qui e sì. So che hai preparato l'abito per Lorena Baricalla, che è la presentatrice dell'evento e quindi ci sarà uno show anche che... È stato sì. preparato con un abito tuo. Quindi. E per me è un grande onore perché vestire un'ettuale è comunque una grande donna che si certo. differenzia dal mondo dello spettacolo per la sua classe, per la sua eleganza e capacità anche a 360 gradi esatto. di creare esatto. uno spettacolo dalla A alla Z, no? Quindi è proprio un'icona alla quale io mi sono ispirata proprio con piacere. Sì. E spero di aver dato il massimo perché voglio che sia brillante, che brilli domani, come una sul stella. Sì, verissimo. Sì. Condivido pienamente quello che hai detto, davvero, grazie. Bene, allora. Vi ringrazio Bene. Molto. A domani. A domani, ciao. Ciao.